sono aperte le iscrizioni ai nostri centri estivi 6-12 anni grazie al lavoro che ogni anno le nostre associazioni, sia sportive, culturali, ludiche, fanno proprio con i bambini durante l'estate, ma dal prossimo mercoledì saranno aperte anche per i 3-6 anni. In particolare per questa fascia d'età l'organizzazione è proprio a cura del comune grazie alla cooperativa Lego e saranno svolte nei due plessi dell'infanzia, San Vito e Ponte agli Stolli, come l'anno scorso. Per quanto invece riguarda la fascia 6-12, il comune ha comunque costituito un fondo dove saranno erogati voucher a sostegno delle famiglie del valore di 50 euro ognuna, che è aperto a partire da oggi alle richieste dei voucher, quindi ogni famiglia potrà liberamente scegliere qualsiasi centro estivo delle nostre associazioni e potrà beneficiare di questa scontistica. Tutti i centri estivi sono pubblicati nel nostro sito e da lì si può direttamente accedere al collegamento per l'iscrizione. Delle realtà importanti, quelle delle nostre associazioni, che anche durante l'estate garantiscono le attività per i ragazzi per supportarli, sostenerli, ma anche farli divertire, perché poi l'estate è un momento di divertimento, e quindi invito a verificare quelli che sono i centri estivi, a scegliere quello più attinente agli interessi e ai desideri dei propri bambini, e anche a chiedere i voucher per quanto possibili, per tenere quanto più possibile appunto basso la tariffa. Ormai è tantissimi anni, siamo stati la prima associazione sportiva sul territorio che ha promosso il multisport dei centri estivi. Siamo molto contenti, perché penso sia il 14° anno che siamo presenti con i centri estivi, e continuiamo a promuovere quello che abbiamo fatto sempre negli anni, multisport, e con inserimenti come nel volantino di altre attività non legate all'atletica ma legate al ciclismo, canottaggio, barca a vela, passeggiata a cavallo, e stiamo inserendo tiro con l'arco e tutte varie attività che comunque penso negli anni ci hanno dimostrato che sono state molto gradite da parte sia dei ragazzi ma anche da parte dei genitori. Anche quest'anno proponiamo un centro estivo per i bambini dai 6 ai 12 anni, che seguirà l'avventura di Robin Hood, ecco, seguendo un po' la sua storia. Faremo delle attività, giochi, laboratori e gite all'aria aperta, ecco, qui nelle vicinanze. Ecco, a seguire i ragazzi ci saranno altri ragazzi. Esatto, sì, l'estate ragazzi in oratorio è gestita un po' la parte dei giochi da ragazzi delle superiori che fanno l'alternanza scuola-lavoro, da universitari che dedicano il loro tempo in questo servizio, e quindi ragazzi per i ragazzi, ecco, lo stile di Don Bosco. Il centro estivo Jumanji, appunto, è rivolto ai bambini dai 3 ai 6 anni, sarà aperto sia nel plesso di Ponte agli Stolli che in quello di San Vito per 5 settimane a partire dal 1 luglio, dalle 7:30 la mattina fino alle 17 la sera, e all'interno della quota di iscrizione sono comprese anche i pasti e il servizio di trasporto. All'interno della giornata, accompagnati da educatrici, educatori professionali e con esperienza nel settore, i bambini e le bambine faranno attività divertenti, sicuramente privilegiando la dimensione del gruppo, e attività, anche esperienze educative. Cercheremo anche quest'anno di privilegiare soprattutto le attività all'aria aperta e tutte quelle esperienze che durante l'anno è più difficile fare, ma che in estate invece che in estate si possono assolutamente fare. Centro estivo Pianeta Estate, dedicato ai bambini della scuola primaria, che si svolgerà dal 27 giugno al 6 settembre. Dal 17 giugno... Ricominciamo. Si rifà dal DACA. Si rifà. Sbagliamo, 27. Vabbè. Si rifà. Aspetta, ricomincio proprio dal centro estivo. Sì. Allora... gestiremo come associazione Con Karma il centro estivo dedicato ai bambini della scuola primaria dal 17 giugno al 6 settembre. Saremo alla scuola primaria del Puglia,
con la possibilità per i bambini di frequentare la mezza giornata, quindi dalle 7.30 alle 13.30, o l'intera giornata, dalle 7.30 alle 17. Per entrambe le opzioni il pasto è incluso. Pianeta Estate, perché ovviamente le attività laboratoriali che promuoveremo saranno dedicate all'ambiente, al pianeta, al conoscere il nostro territorio, quindi ovviamente organizzeremo anche gite, laboratori specifici e questo. Okay.